Mentre infilavo la chiave nella toppa, sentii sulle dita uno spiffero d'aria fredda. Sulla porta della stanza del figlio, il signor Fortune aveva fatto montare un catenaccio più grande di quello della porta d'ingresso. Donna Aurora mi osservava inquieta, come se stessimo per scoperchiare il vaso di Pandora. Questa stanza dà sulla strada? Domandai. No, ha una finestra che si affaccia sul cortiletto. Spensi la porta verso l'interno. Un pozzo di oscurità si aprì davanti a noi, impenetrabile. Il tenue chiarore alle nostre spalle ci precedette, come un respiro che riusciva appena a introdursi nelle tenebre. La finestra che dava sul cortile era ricoperta da pagine ingiallite di un giornale. Strappai quei fogli e una striscia di luce vaporosa penetrò nelle tenebre. Gesù, Giuseppe e Maria! Mormorò la portinaia accanto a me. La stanza era infestata di crocifissi. Alcuni, appesi a cordicelle, pendevano dal soffitto, altri erano inchiodati ai muri. Ce n'erano decine. Negli angoli, incisi con un taglierino sui mobili e sulle piastrelle, dipinti in rosso sugli specchi. I passi che avevo notato sulla soglia avevano lasciato impronte sulla polvere intorno alla rete di un letto, uno scheletro di ferro e di legno tarlato. In un angolo della stanza, sotto la finestrella, c'era uno scrittoio con il ribaltino, chiuso, su cui erano posati tre crocifissi di metallo. Lo aprii lentamente. Poiché non c'era traccia di polvere nella cerniera dell'anta, immaginai che fosse stato aperto di recente. Aveva sei cassetti e le serrature erano state forzate. Li controllai uno per uno, vuoti. Mi inginocchiai davanti allo scrittoio e passai le dita sui graffi del legno. Immaginai le mani di Julian Carax che tracciavano con gli scarabocchi, geroglifici di cui si era perso il significato. In fondo alla scrivania vi una pila di taccuini e un recipiente con matita e penne. Presi uno dei taccuini e lo sfogliai. Era pieno di disegni, di frasi sparse, esercizi di matematica, riflessione, citazioni di libri, abbozzi di poesie. I quaderni sembravano tutti uguali. Qualche disegno si ripeteva, con leggere variazioni pagina dopo pagina. Mi colpì la figura di un uomo, che sembrava fatto di fiamme. In un'altra, una specie di angelo di rettile si attorcigliava intorno a una croce. Notai gli schizzi di una grande casa, tutta torrioni arcate, simile a una cattedrale. Il tratto era sicuro e denotava una certa attitudine al disegno, ma le immagini non erano che bozzetti. Stavo per rimettere a posto l'ultimo quaderno senza neppure guardarlo, quando qualcosa scivolò dalle pagine e cadde sul pavimento. Era una foto in cui compariva la stessa ragazza del ritratto bruciacchiato, presa di fronte alla cappelleria. La giovane donna era in un sontuoso giardino, e tra le fronde degli alberi si scorgevano i contorni della casa che avevo appena visto nei disegni dell'adolescente Carax. La riconobbi subito. Era la villa di Elfrar Blank, nell'avenida del Tibidabo. Sul retro della fotografia c'era scritto: Con amore Penelope.